Bentornati ancora in diretta. Abbiamo visto prima un servizio di Jack Scaccabarozzi, che poi in realtà si chiamava Claudio, che ha cambiato mille nomi, Aurelio, ha cambiato tutti i nomi. Non è per depistare tutti quelli che poi vogliono andare a cercarlo. Probabilmente lo cercano. Abbiamo ricevuto però una telefonata a proposito del servizio, quindi vedrei se è collegato. Io sapevo che poi sarei a lamentele, so che è una ragazza, ma non so come ti chiami. Pronto, ci senti? Pronto? 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 Pronto, sì, ciao. Sì, ciao, buonasera. Buonasera, sì, ciao. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Samantha. Samantha, e chiami da dove? Sì. Samantha. Chiamo da Roma. Da Roma. Sì, ciao. Sì. Cosa volevi dirci? Guardate, io volevo dare il mio contributo. Io sono l'ex fidanzata di una persona molto famosa. Ah, sì. Attenzione, sì. Di Daniele De Rossi. Ah, l'ex fidanzato di Daniele De Rossi. Eccolo, guarda, quello che è successo prima, il servizio che hanno mandato non c'entriamo niente con Jack Scaccabarozzi, non c'entriamo nulla. Vabbè, comunque, mo ve dico. Sì, dici. Io e Daniele, no? Sì. Siamo stati insieme per un po' di mesi, tipo 8 mesi e 14 giorni. Ecco, immagino che... Samantha, io immagino che tu voglia ovviamente dissipare ogni dubbio dicendo che ovviamente sta cosa di De Rossi è una cavolata. Che musica è partita? Ma di che, come cavolata? È vero. Com'è vero? No. È vero. Ma certo. Com'è vero? Com'è vero? Sì, mo' ti racconto. Sì, raccontaci. Che succedeva? Allora, Daniele, no? Mi portava fuori. Le prime volte io pensavo che era timidezza, quella. Sì. Poi... invece mi portava al Giannicolo, mi faceva osservare il panorama e mi diceva dai amore, spogliate prima tu. Scusa. E una volta che io mi spogliavo, lui invece no, mi fa male la testa. Ma come mi fa male la testa? E vabbè, ma potrebbe essere una cosa... Ma non è per quello forse, è una coincidenza. No, coincidenza. Tu hai proprio visto il Rizzare? 8 mesi, vabbè. Poi sentiamo la musica molto triste. L'hai messa tu da casa, quindi, immagino. Sì. Cosa vuoi dirci in sostanza? Cioè, quindi tu hai visto il Rizzaren proprio, la prova? Ma ho visto, ho sentito. Chi ce l'avrei vista a te, guarda, capito? Perché come hai sentito? Cosa vuoi dire? Sento una puzza d'aglio. No. Ma che te sei mangiata? La pizza con l'aglio? Ecco. E lui? No, è una cosa che cambierà le sorti dell'umanità. Ah, ecco. Ha cambiato i miei. Meno male. Ma poi non è andata più avanti con Daniele, quindi? No, perché poi a un certo punto lui... Cosa ha lasciato? Come ti ha lasciato? La notorietà probabilmente l'ha portato, non ti preoccupare. No. Non piangere, dai, non è il caso. No, guarda, poi io sono una bella ragazza, io capisco. Ma com'è possibile? Cioè, mi ci ha fatto venire dei momenti di crisi, veramente, pure a me. Cioè, io capivo proprio, capivo. Vabbè, Samantha, non ti preoccupare, insomma. Grazie. È stato per qual motivo? Per il Rizzo, non so. Ah, perché non me leggeva, perché non gliela faceva. Niente. Va bene, grazie. Samantha, grazie per il contributo, insomma, pensavamo, avevamo paura, temevamo che insomma qualcuno volesse... Ci fosse una protesta, invece è una conferma. Scaccabarozzi ci aveva preso. Non ci credo, neanche io molto. Samantha, grazie, buonanotte. Insomma, ti auguriamo ovviamente di avere più fortunate love story, ovviamente, rispetto a quella che hai avuto con Daniele De Rossi. Grazie Samantha. Grazie. Un abbraccio a te e agli amici di Roma. Va bene, insomma, io pensavamo. Responsabilità Scaccabarozzi la colpa per questa cosa, io non ci credo, dai. Non ci credo neanche io, ragazzi. Ale ci crede, l'unico. Ma io non so, non è che ci credo. Si fida di Scaccabarozzi, sei l'unico che si fida di Scaccabarozzi. Poi ci volessero fornire anche un indirizzo di questa cosa. Questa sostanza comunque effettivamente può essere utile. Evidentemente funziona. Ragazzi, parliamo anche di Inter che... Abbiamo parlato un po' di Juve, un po' di Udinese, un po' di Napoli. Parliamo di Inter, parliamo... con un'altra ragazza, perché abbiamo appena avuto il telefono una ragazza, e abbiamo un'altra ragazza al telefono che è Ilaria Iozzi, l'interista più famosa del web. Esatto, ciao Ilaria! Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Ilaria, dicevamo Ilaria Iozzi, di Milano Interista, giusto, pagina notissima su Facebook, una pagina molto importante, da quanti fan? Tanti? Quanti fan sono, Ilaria?
Adesso più di 433.000. Non fare quella faccia lì che in televisione fa veramente pietà. È vero, un attimo preso 433.000, giusto? Sono Milano parecchi. Interista la pagina, giusto? Sì. Milano Interista, insomma. Con te ovviamente parliamo di Inter, qualche fantasia, e cominciamo a parlare ovviamente di quello che è successo settimana scorsa. L'Inter è partita veramente col piede giusto, no? Una buona vittoria per i neroazzurri in campionato. Cosa hanno detto insomma i tifosi, cosa hanno scritto? Perché la vostra, più che una pagina, è un vero e proprio muro per mondo, i tifosi di interisti. Mondo, no? Esatto. Cosa hanno scritto? Sì, sì, si esprimono molto. No, beh, diciamo che sono stati molto contenti, perché forse non si aspettavano neanche un esordio così positivo. Però molti hanno espresso l'idea che in realtà secondo loro non dovrebbe giocare più Cambiasso, ma più giovani. Perché infatti la partita comunque ha stato quando sono usciti Cambiasso e Fulmano, che c'è dal centrocampo. Tra l'altro, Ilaria, ti dico una cosa, perché l'età media dell'Inter in campo settimana scorsa contro insomma in campionato era di 25 anni, notevolmente alzato ovviamente da Cambiasso, che di anni ne ha praticamente 46, no? Assolutamente. Quindi insomma tu non c'è più grande Tommaso Rocchi, che con Tommasino Cambiasso, Rocchi, nonno Rocchi, insomma, là davanti. Ormai male. Anche Zanetti, che è infortunato, quindi fuori. Ti però chiedo, ma di questo arrivo di Mazzarri, i tifosi cosa dicono? Sono contenti? Sì, perché è un allenatore con le chiare, con esperienza, che già sta dando comunque un'impronta di gioco alla squadra, cosa che invece l'anno scorso ci è mancata. E poi io sono stata a Pinzolo, l'ho visto, comunque è uno che lavora tantissimo, segue molti giocatori, e quindi i tifosi sono contenti. Esatto, ricordiamo che Ilaria è stata a Pinzolo appunto ad assistere agli allenamenti dell'Inter tutta l'estate, insomma un'esperienza bellissima. Vediamo anche, stiamo vedendo anche qualche immagine, con le immagini di Pinzolo. Esatto, di quella che sembra una gita di piacere, in realtà sono gli allenamenti. Ilaria, tu hai una domanda da fare su qualche personaggio collegato al mondo dell'Inter, comunque in qualche modo hai una domanda da fare, vuoi fare qualche domanda? Sì, io volevo sapere che il mister Stramaccioni. Ah, Stramaccioni. Allora vediamo se riusciamo ad avere Stramaccioni. Ah, che fine ha fatto Strama? Questa è una bella domanda. Allora vediamo se c'è Strama. Vediamo ci senti. Eccolo sì. Stramaccioni. Pronto. Quante giacche ha, mister? Pronto, bene. Buonasera, sì. Buonasera a tutti. Buonasera, mister. Buonasera a voi. Che fine ha fatto? Buonasera, Ilaria. Ma io in questo momento insomma mi sto riposando, mi sto ovviamente godendo quello che è la liquidazione che l'Inter mi ha dato. La liquidazione? Beh, ovviamente sto facendo una vacanza prolungata, anche perché mi avete visto di recente andare alla Rai a fare il commentatore, sì. Commento tecnico, purtroppo sì. Però c'è stato un episodio piuttosto brutto, che ha riguardato un giornalista della Rai, perché appena sono entrato in studio Variale si è infortunato pure lui. Anche Variale. Quindi mi hanno detto che praticamente la mia è una sorta di maledizione degli infortuni, ma ancora mi hanno fatto il contratto, quindi sto a casa. Ah, hai esonerato anche dalla Rai. Bene, male. Strano, lo sapevamo questo, strano. Non ho capito, Ilaria, scusa. Non è una notizia che è stata diffusa. Meno male, perché sennò manco mi fanno allenare la squadra di terza categoria. Male. Quindi adesso Mortacci a casa, sto a casa. Ci manca però un po'. Pure a me mancate, pure a me manca l'Inter, ho visto che insomma si è disimpegnata bene. Purtroppo non ha preso manco un gol. Era più bello, era più vivo prendere tanti gol, era più una cosa che divertiva i tifosi, secondo me. Va bene. Grazie, mister. Grazie mister, mister per la sua carriera comunque. Crepi. Benissimo. Grazie anche a Ilaria Iozzi. Ricordiamo la pagina Ilaria su Facebook, è Milano Interista, sì. Il sito è Passione Inter. .com. Allora iscrivetevi alla pagina Facebook. Ilaria, tu ci chiami da Napoli. Da Napoli, quindi insomma. Interista Napoli. Esatto. Salutiamo, sì. Permettiamoci anche di salutare tutti coloro che ci stanno guardando da Napoli, anche in streaming, ovviamente. Certo, su YouTube. Esatto, quindi grazie Ilaria, ci risentiremo poi nelle prossime puntate di Flop Calcio. Grazie Ilaria, un bacione, ciao. Ricordiamo la pagina Milano Interista e Passione Inter.com. Ormai io sull'Inter mi informo solo lì. È arrivata un'email. Un attimo, perché abbiamo visto poco oggi. Una domanda. Che vi leggo. Aspetta, per leggerla però c'è bisogno della valletta, non può mancare la valletta, giustamente. Devi fare la valletta, sì. Ma cosa stai facendo, scusa? Bene. Per leggere l'email. Dunque. Sì. Allora, vai.
una cosa orribile. È una domanda per sì. Balotelli. Per Balotelli? Sì. Cioè, sì. No, in realtà fanno i complimenti per il gol in Champions League. Ah, fanno complimenti in Champions League? Sì, sì. Perché ha fatto gol. Ha fatto gol, sì. Quindi una domanda a Balotelli. Complimenti a Balotelli. Complimenti fare. A Balotelli, se possiamo farli da sì, parte sua. Siamo in chiusura, quindi, sì, vabbè, vediamo. Vediamo. Beh, grazie, cioè, sono contento di aver sognato per me. Cioè, non ho neanche risultato, perché per me il primo gol del Milan, cioè, è come un postino che va alla fine a bucare le lettere, cioè, fa il suo dovere. Io quindi sono contento, ma non più di tanto. Cioè, come non più di tanto? Ma sì, cosa me ne frega a me? Cioè, hai fatto gol, complimenti. Ma sì, che se ne frega. Vabbè, ragazzi, approfitterei per... Siamo in chiusura, siamo veramente. In chiusura, siamo in chiusura, quindi ringraziamo tutti, ringraziamo calciatori brutti, chiamarsi Bomber, tutte le collaborazioni che abbiamo. E non noi ci ritroviamo qui. E noi ci troviamo qui giovedì prossimo, quindi ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao ragazzi, buona serata.